Un nonno di 70 anni, vigile del fuoco in pensione, passa la giornata facendo lavoretti in casa. Sembrava tutto molto normale. Mi aspettavo che il mio papà spuntasse da un momento all'altro. Quando all'improvviso scompare, i suoi cari vanno subito nel panico. Non riuscivamo a credere che non l'avremmo visto mai più. Era sparito. Era difficile continuare a condurre una vita normale. Sembrava tutto davvero assurdo. Una scena del crimine sanguinosa che a prima vista sembra chiarissima. Ho pensato che qualcuno l'avesse colpito alla testa e poi l'avesse portato via. Quando il mistero si infittisce, i suoi familiari si pongono delle domande su un parente stretto. Se mi dici una bugia, poi sospetterò di tutto ciò che uscirà dalla tua bocca. Lasciando una famiglia divisa e allo sbando. Non abbiamo mai smesso di chiederci dove fosse. Ancora oggi penso a lui prima di andare a dormire. Tutti vogliamo sapere cos'è successo a papà. Venerdì 10 marzo 2017, il settantenne Michael Chambers sta trascorrendo una tranquilla mattinata nella periferia di Dallas a Quinlan, Texas, con la moglie Becca. Papà e Becca erano una coppia affiatata, passavano molto tempo insieme, erano affettuosi l'uno con l'altra, si divertivano. Sembrava un matrimonio davvero perfetto. Stando insieme da ben 37 anni, Michael sa come rendere felice sua moglie. Sapevamo tutti che papà viziava Becca, sì, l'adorava. Le apriva la portiera dell'auto, le faceva il caffè, le preparava la colazione, si occupava della cena. Era molto amorevole, molto amorevole. Mike era troppo buono come marito e avrei voluto dirglielo. E non perché faceva sembrare cattivo me. Avrei voluto dirglielo perché stava trattando sua moglie come una regina. Chiamato affettuosamente Papo, Michael è il patriarca di una grande famiglia allargata. Mia sorella e io siamo nate dal primo matrimonio di papà. Dopo aver divorziato, ha sposato Becca. E hanno adottato John quando aveva solo un giorno. E poi, 4 anni dopo, hanno adottato Justin. Con i suoi 4 figli, 9 nipoti e 6 pronipoti, Michael si impegna moltissimo come capofamiglia. Papà ci lanciava in aria, ma non avevamo paura. Sapevamo che ci avrebbe ripreso. Mike amava tantissimo la sua famiglia. Si prendeva molta cura dei suoi 4 figli e anche dei suoi nipotini. Avrebbe fatto di tutto per renderli felici. Papo era presente in tutti i momenti importanti. Tutti i compleanni, tutte le lauree, c'era sempre. Ti sosteneva, era fiero di noi. Potevi sempre contare su di lui. Quando ci riunivamo, era papà che cucinava per tutti noi. Si occupava dei ragazzi, faceva divertire i nipotini. Insomma, era veramente un nonno fantastico. Michael ha fatto il vigile del fuoco a Dallas per 36 anni. E i suoi anni di servizio pubblico fanno sì che sia rispettato da tutta la comunità. Amava molto il suo lavoro. Era fiero di essere un vigile del fuoco. Aveva tanti aneddoti. Ricordo che da bambina avevo visto la foto di papà sul giornale. Aveva salvato un bambino su un cavalcavia dell'autostrada per Dallas. Nel 2008 lascia i vigili del fuoco per andare in pensione e ha più tempo per dedicarsi a una sua passione. Mio nonno adorava le auto d'epoca. Gli piaceva molto ripararle. Spesso lavorava con mio padre. Andavano alle mostre di automobili insieme ai loro amici. Michael appartiene a un club di auto d'epoca a Quinlan, conosciuto come il più ricercato in Texas. Si riuniscono una volta alla settimana per mostrare i loro restauri più recenti. Michael e suo genero David lavorano un anno per restaurare una Plymouth Satellite del 1970. Ci siamo divertiti a passare del tempo insieme. Voglio dire, era quasi come un rapporto fra padre e figlio. Ma sapete, in realtà eravamo anche ottimi amici. Oltre alla famiglia e alle auto,
Il cuore di Michael appartiene a Dio. Da giovane papà era un diacono. La chiesa era importante per lui. Era un credente. Lo sceriffo Randy Mix della contea di Hunt è un parrocchiano della sua stessa chiesa e un suo amico. Insegnavo nella scuola domenicale della prima chiesa battista e Michael e sua moglie Beck erano nella mia classe. Abbiamo studiato insieme la parola di Dio. Michael esprime la sua fede cantando in un gruppo gospel chiamato Joint Heirs Quartet. Cantavano molto nelle case di cura, oppure nelle chiese. A lui piaceva molto, lo adorava. Quel venerdì mattina di marzo, Michael saluta la moglie che sta recandosi al lavoro e si prepara per la sua giornata. Quel giorno sembrava che dovesse solo trastullarsi con le sue vecchie macchine e aveva detto che sarebbe andato sul retro per tagliare un po' di legna. Michael non vede l'ora di poter trascorrere il giorno dopo un po' di tempo con tutta la sua famiglia. Papà aveva in programma di andare alla partita di calcio del nipote il giorno dopo. Quella sera, alle 17:50, la moglie di Michael, Becca Chambers, ha appena staccato dal suo lavoro di badante. Scrive un messaggio a Michael per fargli sapere che sta per tornare a casa, ma lui non risponde. 20 minuti più tardi, Becca arriva a casa e vede che il pick-up di Michael è nel vialetto, ma la casa è buia. Non le aveva aperto la porta del garage, né era uscito per portarle dentro la borsa, come faceva di solito quando lei rientrava. Lei non è riuscita a trovarlo da nessuna parte. Becca chiama Michael al cellulare, ma risponde la segreteria. La situazione le sembra davvero molto strana, perciò decide di telefonare ai familiari. Becca mi ha chiamato dicendo: «Sai dove si trova tuo padre?» Sembrava molto in ansia. Assurdo. Insomma, non ti aspetteresti mai che qualcuno possa davvero sparire. Ho pensato che forse papà stesse aiutando un amico che aveva bisogno di qualcosa. Era una persona prevedibile. Sapevi sempre dove si trovasse, altrimenti bastava controllare un paio di posti e lo trovavi. Quindi sentire che nessuno sapeva dove fosse era inquietante. Becca ricorda che nel corso della giornata Michael aveva detto che sarebbe andato sul retro della proprietà per tagliare un po' di legna. Così ha pensato, forse è fuori da qualche parte e se ne sta occupando. La casa di papà ha un terreno di 4 ettari ed è piuttosto boscoso. Becca chiama i suoi vicini Barry e Sandra Paris. Anche loro fanno parte della famiglia allargata e la aiutano a cercare Michael. Non credo che siano andati tanto lontano. Hanno controllato intorno alla casa, ma non sono riusciti a trovarlo. Poi controllano il garage dove Michael restaura le sue auto d'epoca.